Vediamo quello che ha detto, questa mostra la usiamo per raccontare generalmente la guerra, non soltanto la guerra tra l'Italia e l'imperatore o i due imperatori tedeschi austriaci. Parliamo in questa mostra della guerra in montagna, e quella guerra che vediamo adesso in Pakistan e India sul Karakorum, la ricordiamo in quella parte, è ancora peggio di quella guerra che abbiamo vissuto nella prima guerra mondiale, perché siamo più NATO, e non è che la natura è il nemico, la natura è molto più forte di noi umani, la natura è creativa, la natura è enorme, e purtroppo anche nella prima guerra mondiale, come in Pakistan e in India, i giovani ragazzi, i soldati muoiono sotto le valanghe, è facile per la fame, perché non sempre è possibile neanche con l'elicottero portare i liberi. Ricordiamo specialmente Settima Coppola, che è stato un Stanchitzer, uno di quelli che all'inizio della guerra, quando non c'erano dalla parte austriaca i soldati, ha difeso un po' il fronte sulle Cecine, una figura rispettata sia dal corpo italiano sia dal corpo austro-tedesco durante la prima guerra mondiale. E da ricordare forse ancora il fatto che noi usiamo i relitti, come in tutto il museo, per fare crescere emozioni.